Eder. Mech. Pallister. Martedì 5 dicembre anche l'Interpol è in campo per le ricerche a livello internazionale di Roberta Cortesi, la donna di 36 anni, di Osio Sotto, sparita dallo scorso 25 novembre da Malaga, dove da 2 anni lavorava come cameriera in un ristorante. Il legale della madre Eliana Pedruzzi e la sorella Alessandra, l'avvocato Luca Gambirasio, ha avuto un dialogo telefonico con l'ambasciata italiana a Madrid per fare il punto sulle indagini. Non c'è stato ancora nessun contatto da parte della polizia spagnola e questo un po' mi stupisce e mi spiace. L'ambasciata ha garantito che si sta muovendo in tal senso. C'è anche da parte loro allerta e apprensione per le sorti della signora Cortesi. Qui in Italia i carabinieri della stazione di Osio Sotto si stanno dimostrando molto efficienti, ma con la distanza che c'è non possono fare più di tanto. Non si capisce come la signora Cortesi possa essere scomparsa da un giorno all'altro senza più lasciare traccia. I parenti temono il peggio, gli aspetti poco chiari nelle ore successive della scomparsa di Roberta sono diversi. Il ristorante dove lavorava aveva ricevuto martedì 28 la telefonata di una donna che si era spacciata per Roberta, dicendo che non si sarebbe presentata al lavoro perché aveva perso il cellulare. Sabato Roberta aveva regolarmente lavorato e contattato la madre su WhatsApp alle 12:20, secondo la madre era serena. Il titolare, non vedendola né avendo sue notizie domenica le aveva detto, vista l'assenza, di non farsi più vedere. Familiari e legale sono riusciti a risalire al tabulato delle chiamate ricevute dal ristorante e la chiamata di martedì scorso è giunta da un altro ristorante, a 11 km di distanza, sempre a Malaga. Il titolare ha prima detto di ricordarsi della chiamata, salvo poi smentire e sostenere di non sapere nulla di Roberta. Per i familiari e il legale è stato un tentativo di depistaggio. Mia sorella non si è allontanata volontariamente, ne è sicura Alessandra. Gli investigatori stanno cercando di capire cosa possa essere successo. Al vaglio c'è anche la posizione del ragazzo che la 36enne aveva conosciuto qualche mese fa. Sembrerebbe che l'uomo non sia stato in grado di fornire nessuna informazione. Una cosa è certa, non siamo di fronte a un allontanamento volontario. Si fa largo l'ipotesi delittuosa. Le indagini sono a 360 gradi, non c'è una pista privilegiata, chiarisce l'avvocato Luca Gambirasio. Oltre all'uomo con il quale la 36enne aveva una frequentazione, è stata sentita anche la proprietaria del Bed and Breakfast dove Cortesi alloggiava. Anche in questo caso, non sono stati forniti elementi utili. Cortesi è laureata in lettere. Vive in Andalusia da 2 anni, ma ogni 2 mesi tornava a Osio Sotto dalla madre. Una conoscitrice dell'inglese e dello spagnolo, sognava di lavorare come operatrice turistica. E anche per questo motivo sono convinta che Roberta non si è allontanata, ma può esserle capitato qualcosa. Ci siamo sentite l'ultima volta la settimana scorsa, afferma Alessandra, se non chiamava mi mandava messaggi. Quando ci siamo parlate era contenta, felice anche perché da una settimana aveva trovato lavoro in un ristorante. Era allegra per questa opportunità che le permetteva anche economicamente di vivere a Malaga. Era contenta della camera che aveva preso in affitto, in un bed and breakfast, gestito da una signora francese. Il silenzio del cellulare sembra avvalorare la tesi del delitto. Ieri intanto i familiari della 36enne sono tornati dai militari di Osio per fornire altri dettagli utili. Una sorta di identikit di Roberta Cortesi. I suoi interessi, le sue passioni, le amicizie. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.